Innanzitutto voglio dirvi che domani sarà convocato il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi e sarà ovviamente dichiarato lo stato d'emergenza. In queste ore stiamo già iniziando tutti i rilievi sugli edifici che sono stati danneggiati. Sono arrivate circa 1.600 richieste di sopralluogo che si stanno eseguendo grazie al lavoro congiunto della Regione, dei comuni, della Protezione Civile e di tutte le altre autorità. E in questo momento il nostro obiettivo è ripristinare la normalità il prima possibile. Per farlo stiamo cercando di acquisire tutte le informazioni possibili e dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza saranno stanziate tutte le risorse che ci sono. Nella legge di bilancio sono stati stanziati centinaia e centinaia di milioni di euro per anche quelli che sono i temi legati agli adeguamenti antisismici e al dissesto, che non è questo il tema. Il nostro obiettivo è dare il massimo supporto a sindaci, comuni, autorità locali per riportare alla normalità queste famiglie. Grazie alla Protezione Civile e al lavoro fatto da tutte le autorità locali sono state create delle alternative per l'ospitalità di chi non può stare nelle case. Rafforzeremo il sistema antisciacallaggio in modo tale che anche chi non vuole allontanarsi dalle proprie case e ha dormito in macchina stanotte possa farlo e possa essere rassicurato dal fatto che nessuno accederà alla propria casa e quindi si convincerà ad allontanarsi e evitare di dormire in macchina. Ministro, lo sa che il 50% dei comuni in Sicilia non ha un piano di evacuazione? Su questo mi associo alla dichiarazione fatta stamattina dal capo della Protezione Civile Borrelli, che dice e esorta i comuni a lavorare al piano di evacuazione, a rafforzare quello che c'è nei comuni che l'hanno fatto e a crearlo dove non c'è. È chiaro che su questo tema dobbiamo fare molto di più come Stato. Adesso io penso che sia il momento di lavorare tutti quanti insieme, lo stiamo facendo, lo Stato, i comuni, la Regione siciliana e tutte le autorità stanno facendo squadra, facciamo squadra per portare e riportare alla normalità il prima possibile queste aree e i cittadini che hanno subito lo shock di queste ore dell'evento sismico. Che tempi abbiamo? I tempi sicuramente da domani con la dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del Consiglio dei Ministri tutto sarà più semplice. È chiaro ed evidente che in base ai rilievi che arriveranno nei prossimi giorni, grazie ai tecnici che li stanno effettuando in queste ore, avremo anche contezza di quali sono i danni agli edifici privati e agli edifici pubblici. Poi monitoriamo con grande attenzione ovviamente l'Etna e i fenomeni che sono legati all'attività magmatica del vulcano e in base a questo capiremo anche l'evolversi della vicenda, che lascio ovviamente ai tecnici, non alla politica. Senta, piani di evacuazione, se ci fosse una scossa molto forte. La Protezione Civile sta attrezzandosi su tutto quello che riguarda i piani di evacuazione e anche le aree per la messa in sicurezza, ma io spero che questo sia stato e possa essere stato l'unico evento. Adesso pensiamo a mettere a posto quello che è stato danneggiato e non pensiamo che ci possa essere altro. Ovviamente questo lo diranno i tecnici, per quanto mi riguarda i piani di evacuazione vanno rafforzati in tutta Italia e anche qui si sta facendo un check su tutto quello che è in proprietà del comune. Sono anche scuole che non sono antisismiche. In tutta Italia c'è una condizione degli edifici pubblici che è preoccupante quanto quella degli edifici privati. E non è un caso che nell'ultima legge di bilancio, quella che approveremo alla Camera in questi giorni, siano stati stanziati molti fondi per lavorare all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati. A me dispiace sempre che tra gli edifici che cadono quando c'è un evento sismico, ma anche quando c'è un evento alluvionale, gli edifici più fragili siano proprio quelli dello Stato. Ma questa è una cosa che non possiamo oggi scoprire, è una questione che viene da molto lontano. Noi tenderemo a colmare il gap il prima possibile. Ministro, ci sono tanti cittadini che hanno perso le case, ma anche Arrivo, signora, arrivo da lei, arrivo da lei. Le attività commerciali, sono previste delle misure fiscali, uno stop delle tasse o qualsiasi cosa possa aiutarli? L'ultima cosa che abbiamo fatto nel decreto emergenze è stato convertire per esempio i contributi che vanno alle attività private da credito d'imposta a contributo diretto. Quindi con la dichiarazione dello stato d'emergenza, con le ordinanze della Protezione Civile, anche quelle che sono le attività private avranno il ristoro come in tutte le situazioni di emergenza.
finanza, e lo avranno questa volta in maniera diretta e non dovendolo ammortizzare col credito d'imposta. C'è un piano per gli sfogliati? Il piano è stato messo in pratica da subito e, come vi dicevo prima, noi in queste ore rafforzeremo ancora di più anche il piano anti-sciacallaggio, perché quello che ci preoccupa è che alcune famiglie, nonostante abbiano avuto l'opportunità dalla Protezione Civile di poter andare in alberghi o in strutture per l'ospitalità, abbiano deciso di stare nelle macchine stanotte, e questo ovviamente è legato alla preoccupazione che qualcuno possa entrare nelle loro case, anche la paura. E anche per questo, sì, ma le strutture dove li vogliamo ospitare sono strutture della Protezione Civile organizzate in modo tale da dare la sicurezza che non ci siano problemi in caso di altre scosse. Signor Ministro, il 2018 da dimenticare, alluvione, il Ponte Morandi e oggi il terremoto. Non ho capito. Un 2018 da dimenticare, il Ponte Morandi, il terremoto e l'alluvione quest'anno. Noi ce la mettiamo tutta per affrontare tutte le emergenze, e ovviamente è stato un 2018 in cui per le emergenze lo Stato è stato impegnato in maniera, è stato molto sollecitato, e noi ci ritroviamo alla fine di quest'anno con, tra eventi alluvionali, Ponte Morandi e anche questi eventi sismici che avevano già colpito la provincia di Catania qualche mese fa, e infatti erano appena stati stanziati i soldi per rimettere a posto le scuole, per esempio nel comune di Biancavilla, è stato un anno nel quale siamo stati in prima linea più volte per cercare di affrontare queste emergenze, e il tema vero, la grande sfida del 2019 è creare delle leggi dello Stato che possano permetterci di affrontare le emergenze in maniera organica, non dovendo fare provvedimenti ogni volta che c'è un'emergenza. Fuori dal patto di stabilità. Ma questo è scontato per quanto mi riguarda. Grazie a tutti. Ciao, ragazzi. Grazie.